Dov'è? Credo a destra. Alla mia destra? Sì, signor giudice. Le altre chi sono? Due prostitute. Vorrei che anche lei fosse all'oscuro di chi tra le tre e chi sappiamo. Non voglio che il riconoscimento appaia storto. Ci sono giornalisti stranieri a mucchi fuori. Ma è lui, Kraust. È lui. È lui, sì. Ma chi è questo lui? Che importanza può avere? Esiste. È una bestia immonda e va abbattuto. Urten è suggestivo. È infame. Io dico che se un individuo uccide per trarre piacere dalla morte, bisogna a nostra volta eliminarlo, per almeno due motivi. Primo, perché non continui ad uccidere. Secondo, perché non soffra se la società gli impedirà di soddisfare il suo piacere. Le sembra sufficientemente moderno? Perfettamente moderno, dottor Curtis. Il testimone. Sentitemi. Se qualcuna di voi dovesse parlare durante il confronto senza mio ordine, farò tanto da tenerla dentro finché potrò. E se sarà rimessa fuori, fuori la ripiglio e ricomincio da capo. Se obbedite, fra un'ora sarete libere. Vieni avanti. Come ti chiami? Max. E di cognome? Otzinger. Siamo profughi. Siamo stati occupati dai polacchi. Non avere paura, Max. Guarda bene quelle tre donne. Riconosci quella che parla con te? Non lo so. Qual è la donna che ti ha offerto le caramelle? Guardale bene, Max. Quel giorno quella donna ti disse... Che cosa ti disse? Niente. Non ti ha detto, bambino, vuoi una caramella? Vuoi una caramella? Ripetete, da destra. Vuoi una caramella, lentamente. Via da destra. Vuoi una caramella? Vuoi una caramella? Vuoi una caramella? Hai riconosciuto la voce? Non lo so. Muoversi, una per volta. Camminare, via. La riconosci? Guardale bene. Non lo so. Ebbene? Non lo so. Che cosa ti disse quando ti offerse le caramelle? Voleva portarti via? Mi chiese se volevo una caramella. Era buona? Sì. Ti prese per mano? No. Che cosa ti disse quella signora? Voleva portarti con sé? No, voleva darmi un'altra caramella. Quella signora dunque ti diede una caramella. Poi volevo offrirti una seconda che tu non hai voluto. Ti ha dato un altro bambino. Max, è necessario che tu sia bravo e attento. Guarda bene quelle tre donne, avvicinati. Cerca di ricordare un gesto, una mossa, qualche cosa, insomma. È molto importante per tutti, per tua madre che riceverà un premio per te che ti metteranno sul giornale. Un po' più di luce, se possibile. È quella! La donna indicata dal bambino era innocente. Quindi Max si era sbagliato. Oggi in coscienza posso dire che la dama in nero non è mai esistita. Se la corte non è soddisfatta, può interrogare il dottor Curtis oppure predisporre un supplemento di istruttoria. I signori giudici intendono interrogare ancora il mostro? Io propendo per accettare la tesi del procuratore generale. Noi ci riteniamo soddisfatti. La parola al procuratore generale. Urten. Guardate queste fotografie. Le riconoscete? Certo, li conosco. Chi sono? Quella donna con lo scialle, mi pare di riconoscerla. Chi è? Io se devo riconoscerli, li riconoscerò, ma sono molto agitato. Non ho memoria quando sono agitato. Li riconoscete? No, non li conosco, non li ho mai visti. Faccia vedere. No.
Credo che siano i morti. Non li conosco, voglio dire, non li riconosco. Personalmente mi erano indifferenti un istante ed erano irriconoscibili. Non avrei potuto vivere se fosse stato altrimenti. E hai vissuto abbastanza. Avevo anche una vita normale, questa era possibile a patto da non confondere cose con altre cose. Doveva costarvi molta fatica. Mi era naturale. Che studi avete fatto? Ho letto qualche libro. Da bambino una baronessa voleva adottarmi. Se non fosse morta oggi sarei barone. Chi era? Gertrude. La baronessa von Honiger. Di costei parleremo fra breve. Perché avrebbe dovuto adottarvi? Perché io sapevo ascoltare. Da bambino vivevo con i miei in campagna, poi venne l'esercito per le manovre. Scoppiò il vaiolo e Gertrude morì. Avevamo una torre. Dite ad alta voce, che cosa avevate? Una torre. Una torre? Una torre con le bandiere dei crociati. Ma Gertrude sognava. Sognava e mi raccontava i suoi sogni. Di notte eravamo soli. Nelle notti di luna piena mi accompagnava in cima alla torre e mi raccontava le sue storie. Una volta mi vestì da colonnello degli Ulani. Ieri Curte ci ha parlato di una contadina che si chiamava Susel e dormiva con i santi oltre che con lui. Adesso è una baronessa che racconta storie sulle torri. Una vita singolare quella di Curten, automaticamente intesa ad assorbire ogni altra creatura pari a lui nell'idea del male, sebbene a lui impari nell'azione. E Curten, che non è un vile, ha sempre avuto paura. Tuttavia, dal giorno del suo arresto qualche cosa in lui è mutato. Lo avete ascoltato. Vuole portare delle domande a Dio. Da tempo egli sa che noi non potremmo rispondere se non invocando su di lui la folgore. E questa nostra invocazione è giusta. È moralmente media. Noi non ammettiamo. Non possiamo ammettere. Non vogliamo ammettere più le inutili morti. Le morti che servono a un uomo solo. Procuratore generale, state parlando da due giorni. Torno ai fatti. Per controllare alcuni elementi, questa sezione di accusa si è spostata nelle regioni slesiane, in un piccolo villaggio, con i miei occhi. Ho visto la pianura, il fiume, la casa degli Honiger e delle tombe dimenticate. Due con una piccola croce e una lontana data. Curte, la vostra data. Un'altra priva di segni, in memoria di Susel Steigl, e un'altra ancora ricca, piena di marmi. Qui giace, ascoltate, Curten, la baronessa Gertrude von Honiger, l'ultima del nome. Questi morti non sono presenti oggi e non verranno, ma se tornassero, servirebbero alla vostra causa. Forse a noi, stupefatti dalle misteriose origini del male, ma non allevierebbero il peso che grava sulla vostra anima, che io mi rifiuto di augurarvi immortale. Curten era ancora un bambino quando la parola morte cominciò a battere nella sua testa. Ogni anno, per 6 anni di seguito, le divisioni di cavalleria dell'impero hanno in queste pianure compiuto manovre a fuoco. Per circa 3 anni, questo spaventevole bambino Peter è stato protetto da una signora del luogo
che avvicinò a Curten temi che questi non doveva più dimenticare. In quello stesso periodo di tempo, certa Suzel accompagnò passo passo questo sviluppo precoce di istinti. E poi ancora quell'orribile duca wurtemburghese e le esperienze delle grandi città industriali, ricche per taluni, tragicamente povere per altri. E la guerra, la nostra stupenda, grande cavalcata tra i vivi e i morti di ogni terra. Curten dunque non ha avuto niente, o ha avuto troppo. Questo vale non perché gli uomini perdonino, ma perché capiscano. Il procuratore generale ha uno strano modo di rappresentare l'accusa di Stato. La mia missione è quella della giustizia con amore, non con odio. In questo omicida c'è il fascino torvo di certi costanti, per noi errori di natura. Io per il primo, Curten, riconosco che voi siete così come per terribili coincidenze altri esseri hanno voluto che voi foste. Oh, Curten, io vorrei che quegli esseri che io ho ritrovato nelle lontane terre di Slesia fossero vivi, per poterli incriminare a uno. Io non faccio, come dite voi, domande a Dio, ma a quelle creature avrei qualcosa da chiedere. Io non dimenticherò quelle piccole tombe smarrite fra i papaveri. Curten le ha aperte quando noi, suoi coetanei, giocavamo nei cortili e negli orti. Le ha aperte a 11 anni di età, deliberatamente, sul fiume in piena. Le ha aperte a 11 anni per altre due creature innocenti, bambini anch'essi, Carl e Turri. Allora Curten si chiamava soltanto Peter, e Curten mi narrava, e a un certo momento, perché anch'io vedessi, recitò una mostruosa pantomima, così, con 3 cartoccetti di carta infilati su 3 dita e il dito di mezzo soverchiava gli altri e li schiacciava. Le manovre erano terminate con la vittoria dell'imperatore. I soldati ripiegavano oltre il fiume perché in pianura era scoppiato il colera. Da 3 giorni gli ulani sparavano. I cavalli mi facevano impazzire. Soffrivo di una specie di collera. Durante una carica, 2 ulani erano annegati nel fiume. Lontano si vedevano le fiamme degli accampamenti che erano stati bruciati per il colera. La pioggia le soffocava. Pioveva. Fitto, fitto. Dappertutto spargevano petrolio e poi lo incendiavano. Il fiume bruciava. Attraverso le case passavano di corsa le carrette dei soldati. Pioveva. Incontrai Carl e Turli, 2 miei amici di poco più piccoli di me. Andammo in giro anche noi a spargere petrolio. Poi volevamo andare in riva al fiume a vedere i fuochi sull'acqua. Carl aveva un ombrello, io lo tenevo. Ero in mezzo. Il fiume stava per straripare.